domani sera ci sarà una serata di beneficenza organizzata da Ben Dexter. Voglio sapere gli orari dei suoi spostamenti. Io non so niente. Niente! Non farmi ripetere la domanda. Alle 21.30 terrò il suo discorso. Secondo i programmi non durerà più di 5 minuti. Non uccidermi, ti prego, non uccidermi! Ti prego. No! Inaccettabile. Con l'introduzione del video ho voluto dare un piccolo omaggio alla saga di cui parlerò quest'oggi. Hitman Absolution. Torniamo nuovamente nel genere stealth per parlare di una saga molto famosa per quanto riguarda il suo genere, ma che non è mai riuscita a raggiungere la perfezione o comunque quella ottima critica che invece si meriterebbe. Questo perché l'agente 47 è un personaggio diverso da quello che è i soliti canoni di assassino, perché nonostante sia ovviamente uno spietato killer, ha comunque dei retroscena molto interessanti, ma soprattutto una storia che prende molto e che apre moltissime possibilità per un intero brand. La trama di Hitman Absolution inizia con l'agente 47 che viene incaricato di eliminare Diana, una sua collega di ormai molti anni e con cui ha condiviso centinaia di contratti e delitti. Una volta effettuata la missione, però, 47 viene a scoprire l'esistenza di una ragazza, Victoria, che a detta dell'agenzia era una risorsa molto importante, ma che gli verrà rivelato come questa ragazzina sia una potenziale assassina come lui, se non anche più forte. Preso da sentimenti e da rivelazioni che non sto ovviamente qui a svelarvi, 47 deciderà di trarre in salvo Victoria per evitarle ovviamente tutta una serie di eventi che invece hanno coinvolto lui e per donarle una vita migliore. Facendo questo si metterà contro non solo l'agenzia ma anche una potente organizzazione criminale delle industrie Dexter. Ciò che mi ha colpito molto della storia è sicuramente il taglio cinematografico, che ormai in tutte queste produzioni è diventato nient'altro che una consuetudine per narrare meglio una storia. Di sicuro Hitman Absolution prende molto bene le caratteristiche del cinema gangster e tarantiniano, con un utilizzo di colori molto saturati, delle ambientazioni molto ben realizzate e che a volte troveremo molto bene azzeccate anche con uno spiccato gusto di spaghetti western. Oltre a questo anche i personaggi sono caratterizzati davvero molto bene, perché i nostri nemici hanno tutti una personalità molto approfondita e a volte anche enfatizzata, ma questo pare che sia proprio una scelta degli sviluppatori stessi, ma anche l'agente 47 non è assolutamente da meno, perché nonostante la sua freddezza, nonostante il suo cuore di ghiaccio, è comunque un uomo profondo con dei sentimenti e con un desiderio di donare una vita normale a Victoria. Tutto questo ottimo lavoro di regia viene però un pochino intaccato da una trama che è sì lunga e abbastanza appassionante, ma che non ci lascerà mai a bocca aperta, ma soprattutto senza grossi colpi di scena. L'agente 47 ha diverse vie per poter raggiungere lo stesso obiettivo durante le missioni. Potremmo decidere di agire furtivamente o altrimenti confonderci tra la massa, o ancora poter avanzare ad arma spianata, anche se ovviamente questo approccio è sconsigliato, ma non è impossibile farlo, o altrimenti ancora causare degli incidenti o causare delle distrazioni per allontanare eventuali guardie barra poliziotti e poter agire indisturbato per il compimento della missione. La varietà delle missioni è davvero molto alta e diverte tantissimo, soprattutto perché quando ci sarà da assassinare un bersaglio
le modalità di uccisioni sono tantissime. Tutto si basa sull'osservazione molto attenta dell'ambiente circostante e soprattutto delle azioni dei personaggi e della folla. Il giocatore sarà sempre accompagnato da un punteggio. Questo premierà i giocatori che riusciranno a compiere tutti gli obiettivi senza farsi vedere, senza essere scoperti e a volte senza nemmeno doversi travestire per mimetizzarsi. E per fare questo avremo la barra dell'istinto. L'istinto ci permette di vedere i nemici attraverso muri o comunque attraverso gli ostacoli. Potremo visualizzare anche il loro percorso per calcolare esattamente quando spostarsi, gli oggetti con cui possiamo interagire. Questa barra dell'istinto verrà consumata in modo molto veloce, quindi non si potrà abusarne. Ultimo ma non meno importante, l'istinto permette di fare un tiro rapido, cioè una specie di bullet time in cui potremo selezionare un'esecuzione di diversi obiettivi che verranno uccisi in modo istantaneo tramite una bullet cam molto figa, devo dire, e che anche qui non si potrà assolutamente utilizzare quando si vorrà perché consuma tantissimo istinto. Il mio consiglio è quello di cercare il più possibile l'approccio stealth perché è quello che dà più appagamento. L'intelligenza artificiale ha dei pattern che non sono prestabiliti e che al caricamento di ogni checkpoint si resetterà e quindi troverai il giocatore sempre impreparato su come agire. Su questo è stato fatto sicuramente un ottimo lavoro. Una volta che siamo stati riconosciuti, finché non cambieremo d'abito, non potremo avanzare senza essere avvistati fin da subito. Questo sicuramente aumenta molto la difficoltà, ma purtroppo cade in alcune scelte che lasciano un pochino perplesso. È sì molto ben realizzata, ma la difficoltà, a mio parere, per poter portare un livello di realismo totale forse sarebbe stato troppo proibitivo, ma su questo bisognerebbe provare la modalità purista, che è sicuramente quella che ameranno alla follia gli amanti dello stealth. Questo tipo di sfida è molto apprezzabile perché al giorno d'oggi è difficile trovare titoli che riescano a dare il giusto appagamento al giocatore. Il problema è che giocandola difficile come ho voluto fare io, si allunga il gameplay fino a diventare quasi esasperante, perché quando si rifà una sezione per 4, 5, 6, 7 fino ad arrivare a farla veramente per tantissime volte, la frustrazione arriva veramente molto alta e personalmente ho giocato la seconda metà di gioco abbastanza frustrato. Non che questo sia un male assolutamente, però forse ci sarebbe dovuto essere qualche checkpoint in più, perché i checkpoint sono pochissimi, ce n'è una missione se va bene, alcuni nemmeno quello, almeno il salvataggio in qualsiasi punto, come magari può essere in una saga qualsiasi, Splinter Cell, per fare un esempio, avrebbe sicuramente giovato di più quei giocatori che non hanno magari tutta quella voglia di rifare intere vie di nemici per un piccolo sbaglio. Sul piano strettamente tecnico, Hitman Absolution è realizzato in modo impeccabile. Le texture sono in alta definizione, ogni elemento della mappa è veramente reso bene e ci sono proprio i comportamenti e tutti quei dettagli piccoli che rendono proprio le folle anche vive, perché ci troveremo diversi momenti in mezzo a decine e decine di persone con comportamenti diversi e che vengono gestiti a schermo in modo perfetto e anche a un livello di dettaglio veramente molto alto. Invece sul sonoro abbiamo musiche azzeccatissime con quella nota gangster e spaghetti western molto piacevole, quindi mai troppo drammatico, ma comunque quell'epicità giusta che accompagna 47 in ogni sua missione. Hitman Absolution è un ottimo titolo stealth. Ci sono state alcune scelte di design che lo rendono sicuramente molto difficile per i puristi, che saranno contenti per un prodotto del genere, ma che è sconsigliato vivamente invece a chi vuole provare per la prima volta un titolo della saga. Questo sicuramente è un po' un peccato, perché costringere il giocatore dopo una decina di tentativi falliti a rifare intere sezioni e a risentire diversi dialoghi tutte le volte è una scelta un pochino opinabile. Forse più checkpoint avrebbero aiutato sicuramente di più, ma soprattutto anche un'intelligenza artificiale che lavora bene ma che è aggirabile da chi è un pochino furbo e conosce perfettamente i pattern. Quindi io vi consiglio assolutamente di comprarlo quando sarà possibile, perché è una storia appassionante, un comparto tecnico comunque molto ben curato, dei personaggi caratterizzati in Agente 47
che vi saprà dare molta soddisfazione. Un gameplay stealth puro, proibitivo e difficile al punto giusto saprà regalarvi le emozioni che cercavate da tanti anni in uno stealth. Purtroppo siamo lontani dal poterlo considerare un capolavoro, perché tutte quelle piccolezze di cui ho parlato minano particolarmente l'esperienza, che la rendono, anche se divertente, spesso e volentieri fin troppo frustrante. Passiamo ai ringraziamenti. Emanuele e Valentina, che sono stati ad aiutarmi per realizzare il video di introduzione. Poi invece la mia famiglia, che mi è stata di supporto per trovare soprattutto il vestiario, che non è stato affatto semplice trovare anche per esempio una tuta da elettricista. E quindi spero abbiate apprezzato questo video e alla prossima. Non farmi ripetere la domanda. Alle 21:30 terrà il suo discorso. Ma porca puttana. Vabbè, ci sta. Cosa che è? Dimmi, mamma.